stanno tutto il giorno in pista a guardare, osservare, capire. Oggi parliamo dei tecnici di pista, io sono lo Zama, questo è A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. Fino a 10 anni fa questo tipo di lavoro non esisteva, o quasi. Poi ci ha pensato Valentino Rossi, prendendo Luca Cadalora come uomo di fiducia per stare a bordo pista e prendere appunti. Oggi è diventata una figura indispensabile. Ma cosa fa un analista di pista? Lo chiediamo a chi fa questo lavoro per Aprilia dal 2018, Matteo Baiocco. È proprio Matteo l'ospite della 150esima puntata di A Tutto Gas. Buongiorno Matteo. Buongiorno Zam. Allora, che fai tutto il giorno, Matteo? Nei test è molto lunga. Beh, il nostro lavoro, come hai fatto tu nell'introduzione, come hai detto tu nell'introduzione, è una cosa che è arrivata non da molto tempo, che fondamentalmente però è sempre esistita, credo, nel motorsport. Io nel mio piccolo ho sempre avuto mio padre che andava lungo la pista a guardarmi e la prima cosa che chiedevo una volta che toglievo la tuta era: come mi vedi lì, come vedi di là, esatto, no? E poi, come fanno gli altri. Come fanno gli altri, anzi era lui magari a dirmi: guarda che quello, quell'altro pilota riesce a fare quella roba lì, tu no. Quindi era sempre un confronto da questo punto di vista. Poi questa cosa si è un pochino formalizzata e ha preso una piega migliore. Io credo di avervelo già raccontato, io ho svolto per Aprilia Racing, e ancora lo faccio, anche se un po' meno, il ruolo di test rider. Durante proprio un test, Romano Albesiano andò, direttore tecnico di Aprilia Racing, esatto, andò in pista a vedere, dato che erano le mie prime uscite sulla MotoGP, andò in pista a vedere come mi comportavo, e quando mi sono fermato e ho raccontato le mie sensazioni, lui dice: sì, guarda, questa cosa la riscontriamo bene anche dall'esterno, in quel punto di cui parlavi tu. Quindi, unendo le sensazioni che io avevo raccontato al mio modo di raccontarle, Romano mi chiese se fosse una cosa buona magari iniziare a seguire anche la MotoGP come da fuori e raccontare solo ai tecnici quello che io vedevo della moto. E poi da lì tutto è iniziato, perché piano piano ho iniziato a entrare sempre più nella questione tecnica con gli ingegneri, con i meccanici. E l'ultimo step è stato quello con i piloti, non perché meno importante, ma perché bisogna creare un rapporto di fiducia. Chiaro. E adesso si è creato un rapporto con i nostri ragazzi, per il quale se io propongo una linea che magari ho visto da qualcun altro o che reputiamo possa essere la cosa migliore, loro l'accettano molto molto volentieri e sono pronti al dialogo. Magari all'inizio questa cosa poteva essere motivo di scontro, no? Quindi ci è voluto un po' costruire un rapporto che mi piace molto in questo momento. Ecco, entriamo un po' nello specifico, Matteo. Siamo ai test di Sepang. Allora, primo giorno, tu vai a bordo pista, curva numero 1, per esempio, dico uno. Sì, curva numero 1. La curva numero 1 è una curva, una staccata molto forte qui a Sepang, si passa dalla sesta alla seconda marcia. Quello che puoi vedere da fuori sono una serie di cose. Innanzitutto l'utilizzo del cambio degli altri piloti. Perché sì, poi cambia per lo stile di guida, per il tipo di moto, immagino, per l'erogazione del motore, insomma, esatto, ci sono tante adesso variabili. Diciamo che il livello si è talmente alzato che ha portato un po' tutti a convergere verso le stesse direzioni. Okay. Si notano non molte differenze tra una moto e l'altra, non molte differenze tra un pilota e l'altro, e lo vedi anche dai tempi. Però è proprio lì che riesce a capire qualche piccolo dettaglio che può magari aiutare sia la parte tecnica che la parte del pilota. Ad esempio qua la prima curva, la staccata forte è molto critica per lo slide della moto, per l'intraversata, quindi si lavora per cercare di non farglielo fare, si cerca di notare il pilota come sta in sella, l'utilizzo del freno, tutte quelle cose che magari anche dai dati si riescono a vedere, ma quello che non riesci a vedere dai dati tu è quello che fanno gli altri. Quindi questa cosa è la cosa principale. Poi, quindi scusami, tu stai lì 2 ore? No, è chiaro, io ho il run plan dei nostri piloti, ho il programma dei nostri piloti, quindi in base alle prove che vengono fatte io mi muovo di conseguenza dove penso che posso trovare informazioni da riportare.
Ad esempio si fa una prova aerodinamica che potrebbe aiutare il wheeling e quindi vado in quello specifico punto. Poi lo vedranno anche i dati, questo, ma si cerca di incrociare sempre quello che io vedo con quello che vedono dalla parte, diciamo, tecnica sulla telemetria, che dà dei numeri, ma che, ecco, va sempre mixata con quello che dice il pilota e in questo caso anche con quello che vedo io. Quindi quello che a me fa molto molto piacere del lavoro che sto facendo in Aprilia è che non è un consiglio di guida, ma il mio lavoro è sempre più coinvolto nella parte tecnica con lo staff. E questo mi piace. Ecco perché quando tu mi chiami coach io faccio un po' una faccia, no? Come se denigrassi quella parola, ma non è assolutamente così, no, anzi, ci mancherebbe. È solo che il lavoro che io faccio qua è un po' diverso, forse un po' di più, anche perché dallo scorso anno ho anche io a disposizione i dati, la telemetria, io in prima persona, quindi questo mi serve a me come crescita personale per migliorare un aspetto tecnico e fare anche più da filtro tra quello che pensano e leggono gli ingegneri e quello che invece pensa e racconta il pilota. Quindi io riesco a filtrare molto di più le cose così. E poi ti dico, le informazioni sono davvero tante, perché adesso il livello porta a essere tutti molto vicini, per cui cercare di carpire qualsiasi informazione possa aiutarci diventa sempre più fondamentale. Ecco, ma dopo che tu sei stato alla famosa prima curva e hai raccolto tutte le tue, hai fatto le tue analisi, le tue sensazioni, eccetera, cosa succede? C'è uno scambio, è tutto nel box e immediatamente dai le tue sensazioni, si fa a fine giornata, si fa un meeting tecnico, come funziona, Matteo? Nello specifico nel nostro box è organizzato così, io cerco di fare un report di quello che vedo, immediatamente. Immediato. Sì, è così che poi rimane nell'archivio nostro e i tecnici ce l'hanno a disposizione quando vogliono, quindi io innanzitutto già quando indossavo il casco sempre, prendevo sempre appunti di quello che veniva fatto sulla moto, che gomma usavamo, l'anno scorso cosa ho fatto, quindi era proprio un metodo che, ti devo dire la verità, mi è stato trasmesso da Cristiano Migliorati. Io un anno, tanti anni fa, ho corso con lui nella Super Sport e lui prendeva sempre appunti e mi disse: segna le cose, vai, che prima o poi te le ritrovi. Mi ha trasmesso questa cosa, era quasi 20 anni fa, mi sento vecchio a dirlo. E praticamente questa cosa mi è rimasta molto. Poi, essendo io anche uno molto meticoloso nella messa a punto della moto e sempre anche un po' precisino su quelle cose, non uno che dava il gas e basta, quindi questa cosa ce l'ho un po' nel DNA e mi è piaciuta e poi adesso riesco a farla qua. Ti stavo raccontando, faccio un report che rimane lì nell'archivio e poi in base all'urgenza che io reputo necessaria intervengo o via radio con i tecnici oppure vengo direttamente al box. Già dalla pista interviene? Sì, io sono collegato via radio sia con un lato che con l'altro del box. In questo caso dovremmo collegarci con quattro, perché quest'anno sarò presente anche di più nella parte track house. Quindi cerchiamo di uniformare le informazioni per tutto il gruppo. E poi, fatta questa cosa qui, in base all'urgenza, come ti dicevo, cerco di muovermi. Ad esempio, io ti faccio un rapido esempio. Ieri Alessia ha fatto due time attack, due prove, due simulazioni di non proprio qualifica, ma ha cercato un tempo. Aspetta, ieri che era mercoledì, seconda giornata la seconda giornata di test. Alessia fa il primo attacco al tempo. Tra il primo e il secondo attacco mi comunicano via radio, anzi lui prende la radio e mi chiede: ho fatto questa cosa qui all'ultima curva, come ti è sembrata? Perché lui si è accorto che ero là. Non so se paga o non paga. Io in 5 minuti sono riuscito a vedere gli altri time attack di chi stava facendo in quel momento, di chi spingeva in quel momento. Sembrava che facessero qualcosa di leggermente diverso, io l'ho riportato. Non so se è stato quello, ma comunque l'ultimo settore è migliorato, no? E quindi lui l'ha corretto proprio tra una e l'altra gomma. Quindi questo a volte capita in live durante la sessione, anche con Maverick. Io poi durante l'anno invece, essendo sessioni molto più corte, dove c'è meno tempo, c'è sempre più adrenalina, comunico in un modo differente con i piloti, comunico via un tablet che loro hanno sempre a disposizione, quindi per me è più facile scrivergliele lì, rimangono lì e loro quando mettono il casco, se vogliono, se lo guardano.
se sono aperti mentalmente se lo guardano, ecco, se no non, magari non lo sapevo, bello, interessante. Sì, sì, ma ti sto raccontando troppe robe, dopo lo fanno anche gli altri. No, allora, figurati, dai, tanto, rimane qua tra noi. Sì, allora, certo. Ecco, questo durante la giornata, invece a fine giornata c'è un incontro con i tecnici, c'è un incontro... Quello che io ho visto, come ti ho detto, lo scrivo tutto quanto e finisce a un gruppo di persone che mi è stato comunicato di informare. E alla fine c'è sempre il meeting tecnico, sia quello con il pilota che quello con i tecnici a fine giornata. Io partecipo, se c'è un argomento che va a toccare qualcosa che ho visto io, se non mi viene chiesto intervengo, oppure spesso comunque i tecnici, sia ingegneri che magari Romano stesso, mi tira in ballo per confermare o smentire o dire la mia su quello che si è visto. Sì, partecipo a tutti i meeting tecnici e poi ovviamente ci sono quelli più della fase progettuale della moto, concetti di aerodinamica, quelli io non ne faccio parte, quello lascio puramente a chi ha studiato molto, però nelle altre cose mi coinvolgono tanto e per questo ecco, mi piace quando si parla di tecnico di pista e non di solamente coach. Ecco, invece con i piloti, come rapporto l'hai già un po' spiegato, ma il confronto è quotidiano, è continuo, oppure anche lì hai spiegato, hai fatto questo esempio meraviglioso di Aleix Espargaró, ma non so, magari a fine giornata anche con i piloti fai una sorta di resoconto? Lo faccio, ma non lo faccio in modo schedulato, cioè non è obbligatorio che noi ci vediamo per forza e io gli devo per forza dire qualcosa o per forza far vedere un video. Per me quello che i piloti stanno vivendo è un momento in cui la MotoGP li porta ad andare a 2000 km orari, ad essere sempre presi, concentrati, super allenati, mangiare benissimo, pressioni eccetera, quindi quello che io voglio fare a loro è un aiuto, non voglio essere un altro impegno, ok? Quindi sto cercando di muovermi nel migliore dei modi, sembra che ci riusciamo perché poi si è creato un bel rapporto. Stop, tutto qua. Ecco, ma loro ti chiedono più di se stessi o ti chiedono più degli altri? Dipende. Ad esempio Aleix mi chiede più di se stesso, Maverick mi chiede un po' più degli altri. Ma è la stessa forma, cioè è un modo diverso di arrivare allo stesso risultato. Perché spesso un pilota è portato a dire sì, ok, io quella cosa non la faccio perché la moto non me lo permette. E invece cioè, è sempre un gatto che si morde la coda, no? Quindi nessuno qui dice tu dovresti fare questo. Quindi io cerco di riportare magari quelli che sono i primi 3 o 4 in pista, se fanno qualcosa di diverso, dove lo fanno e come lo fanno, e dire prova a vedere se può essere un aiuto anche per te. Stop, lì si ferma. Poi spesso quello che io dico lo cerco di poi concretizzarlo con dei video, dei dati, così che lui, se io sono molto convinto, lo convinco. Allora adesso hai spiegato molto bene che tipo di rapporto hai creato con i piloti, ma ho la curiosità se all'inizio, voglio dire, è stato in qualche maniera difficile conquistare la loro fiducia, perché voglio dire, uno come Vinales potrebbe dirti cosa vuoi dalla mia vita? È chiaramente, questa è la parte più difficile ed è stata la parte più difficile, ma non è che una volta che l'hai acquisita rimane in eterno. Certo. Quindi è la parte più difficile del lavoro che faccio. Immagina all'inizio uno che sale sulla MotoGP e da loro prendo 2-3 secondi, ok? Perché io faccio sempre fatto, sono pochi. No, ho sempre fatto l'italiano, la moto la guidavo una tanto, ok? Quindi le moto erano molto differenti. E non è facile, per una serie di motivi che non voglio giustificarmi, ma poi tu sei quello che gli va in pista a raccontare quello che fanno, quindi si è dovuto creare un rapporto, cioè dici ma come questo ha vinto l'italiano, sì ok bravo, ma chi è? Cosa vuoi? Cioè, no. Mi viene a dire a me, quando hanno capito che il mio modo di approcciare, poi si è costruito, c'è stato anche un momento in cui io con i piloti non parlavo, ma non perché litigavamo, perché era meglio non parlarci, perché io anche da fuori mi rendevo conto che era meglio rompere le scatole a Romano che ad Aleix,
perché la moto forse era la priorità in quel momento rispetto al pilota. Poi certo, se io mi sono reso conto che in alcune volte che il pilota si incaponiva su degli atteggiamenti che non facevano bene alla moto, anche se la moto in quel momento era critica, piano piano sono arrivato a dirglielo. E adesso, dopo un po' di tempo, c'è questa cosa bella di cui ti ho parlato prima. Esempio tra caos. Con Michele e Raul l'anno scorso io non ho lavorato, loro avevano il loro ragazzo che li seguiva dalla pista. Il coach, sì. Vedi, non riesco proprio a... Non viene. Io perché per questa cosa blogger, coach, bravo. Siamo in sintonia. Influencer, siamo, non ce la faccio, sono vecchio. Siamo in sintonia, siamo boomer. Sono felice, lo sai che di anche io, anche io. Sono davvero felice. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Quando questa cosa con Raul e Miguel... Raul si era un po' creata l'anno scorso, indirettamente, perché... si è creata una simpatia, così, okay. Giusto per simpatia. Empatia, sì. Miguel, che comunque poi è mancato tante gare, ha avuto un periodo difficile, non sono mai andato a... come va? Come vuoi, cosa vuoi che mi dici a uno che si è rotto 3 volte durante l'anno? E arrivo io e gli dico come va. Non mi risponde male perché c'ho la maglia Aprilia, ma lo pensa. Quindi sono andato... adesso abbiamo iniziato e in questi 2 giorni ci ho parlato una volta e mezza. Okay? Ma non perché non lo voglia coinvolgere, ma perché... quello che hai voglio poi. Per lo stesso discorso di qua, io vorrei che lui si accorgesse che quelle 2 o 3 volte che parliamo diciamo cose concrete e poi queste 2 magari diventano di più, 5, 10, esatto, 15. quelle che servono. Allora, adesso ti coinvolgo un attimo, a meno che non hai qualcosa da aggiungere sul tuo lavoro che non abbiamo toccato, qualche aspetto che io non conosco che ti piacerebbe sottolineare. No, la parte bella e che mi piace ancora finché i capelli non diventano tutti bianchi è quella che ancora vado in moto, mi impegnano anche in moto, no? Adesso io ho un sogno nel cassetto, magari te lo dico fra un po' se si avvererà. Va bene, allora dovevo fare un altro podcast, te lo dirò, se succederà. Va bene. Quindi quello, vado in moto, farò ancora le mie gare quest'anno, qualcosa del National, farò ancora qualcosa insieme alla RSV4, quindi quella è la cosa buona, per cui io devo mantenermi un po' in forma, farmi vedere da questi ragazzi che quando gli racconto qualcosa più o meno ancora parlo la stessa lingua, anche se è una lingua leggermente diversa, però parlo la stessa lingua. Quindi questa è la cosa al momento importante e che vedo che per loro è molto importante. Tu puoi dare il miglior consiglio del mondo, ma se lo fai e non hai mai guidato una moto, partono prevenuti, ok? Quindi adesso il fatto che io ancora vado in moto e che vado, cerco di andare abbastanza veloce è un fattore positivo. Vedo che sta funzionando, quindi il discorso che questo ruolo lo svolgano piloti o ex piloti penso sia legato molto a questo aspetto che ti ho appena detto. Sì, sono d'accordo. Allora, siamo in chiusura, si sono svolti i test di Sepang. Allora, chiedo a te un quadro generale di questi test. Cosa hai notato da bordo pista, facendo il tuo lavoro? In generale, cosa ti ha colpito di questi test di Sepang? Al di là del risultato finale. Ok, non guardo le prestazioni. Quello che mi ha colpito molto è l'incredibile evoluzione tecnica aerodinamica che sta arrivando. A partire da noi, che su molte cose abbiamo andato un po' in là... anche ad altri, e questo penso che i ragazzi a casa ne vadano davvero davvero fieri. Bisogna poi farle funzionare bene queste cose, però gli ha dato atto che hanno fatto un bel lavoro, ma anche tutto quello che hanno fatto le altre case, una continua ricerca, un continuo sviluppo. Da boomer ti direi che forse stiamo davvero facendo tanto. Le moto sono sempre più legate a quello e meno ad altro. Il bilanciamento della moto al momento si è toccato davvero poco, tutto quello che si sta lavorando è in relazione ai carichi dell'aerodinamica, quindi per ora la cosa che più mi ha colpito è questa, quanto stia influendo la parte aerodinamica sul bilanciamento delle moto. E vedo che anche, non conosco quel lavoro degli altri box, però sembra davvero così, no? Perché fanno molte prove, molte comparative tra un'ala e un'altra, e quindi così. Invece a livello di guida c'è qualcosa che ti ha colpito? Che ne so,
spigolano di più, accelerano prima, staccano dopo, non lo so, c'è qualcosa che ti ha colpito, magari determinato anche da questa nuova aerodinamica che cambia che il modo cambia. Di guidare. Sì, le frenate. Le frenate sono diventate, il carico aerodinamico fa sì che la moto in rettilineo sia sempre più carica, più bassa, tra abbassatori, ali e cose del genere, per cui l'attacco della frenata è impressionante, frenano sempre più tardi. Poi chiaro, da lì a rimanere composti fino a centro curva è il lavoro del box, però la frenata è la parte più estrema adesso della MotoGP, perché poi in uscita curva c'è un limite che è il grip. In percorrenza sì, anche la parte aerodinamica sta funzionando, ma qui siamo a Sepang, ci sono anche dei curvoni veloci, qui si vede di più. Andremo a Misano, anche no, altre piste dove lo noteremo meno. Ma la frenata è l'aspetto tecnico più estremizzato in questo momento di cui stiamo parlando. Noi i maggiori problemi o comunque la priorità, la parola che sento nominare spesso dai piloti è staccata, 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 perché poi ne segue l'inserimento in curva che determina poi l'uscita, quindi la frenata è fondamentale. Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale, finisce qui la 150esima puntata di A Tutto Gas. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto. Vi do appuntamento a settimana prossima, ma soprattutto, come sempre, ringrazio il mio ospite Matteo Baiocco. Ciao Matteo, grazie. Grazie Zam, saluto a tutti quanti.